presentata la nuova macrostruttura del comune di Pescara, tante aree, tanti settori, ma soprattutto una macchina comunale che vuole funzionare a dovere. Sono veramente soddisfatto di quello che abbiamo approvato, perché in meno di 40 giorni dalla mia proclamazione ieri abbiamo approvato la nuova macrostruttura dell'ente con un'organizzazione totalmente diversa, una filosofia nuova, molto innovativa, perché si passa da una matrice per funzioni a una struttura per obiettivi. Quindi da oggi in poi ogni dirigente, ogni responsabile delle aree strategiche o dei progetti avrà un progetto da portare a termine, un obiettivo da raggiungere con tempi certi e anche con sanzioni nell'ipotesi in cui questo obiettivo non venga raggiunto. Io quando parlavo di nuova filosofia, quando parlavo di deleghe obiettivo, mi riferivo proprio a questo: una macchina amministrativa che sa quali obiettivi vuole raggiungere, sa con quali tempi vuole raggiungere, sa anche quali sanzioni possono esserci nell'ipotesi in cui questo obiettivo non si raggiunga. Si passa a una filosofia basata sulla meritocrazia, e quello che è mancato sempre negli enti pubblici. Io, con l'esperienza che ho fatto in questi anni, ho trasposto le mie idee in atti amministrativi, grazie anche all'aiuto e alla collaborazione dei dirigenti del comune, e oggi abbiamo un quadro molto più chiaro che mi rende molto soddisfatto. Da ieri sono ufficiali anche delle nomine importanti: il nuovo direttore generale del comune e il nuovo capo di gabinetto. Sì, io ringrazio l'ex direttore generale Guido Dezio per il lavoro svolto in questi 40 giorni in cui io sono stato proclamato sindaco, e quindi mi ha supportato in queste iniziative. Oggi lui andrà a svolgere un altro ruolo, e abbiamo invece il nuovo direttore generale, che sarà Tommaso Vespasiano. Tommaso Vespasiano, un uomo di grande esperienza, sono 40 anni che oramai è nel comune, ha scalato tutta la macchina comunale e oggi arriva a essere direttore generale. Credo che se lo meriti tutto, soprattutto è una persona di grande competenza, di grande esperienza, di grande lealtà. Sono certo che lavorerà bene e soprattutto saprà attuare i principi su cui si basa questa nuova macrostruttura, e gli obiettivi da raggiungere dovranno essere chiari, concreti e raggiungibili in tempi certi.